ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Le mura Augustè imbrattate con la vernice arancione da quattro vandali, che poi sono stati individuati e denunciati, così come è stato identificato il ragazzo che ha danneggiato alcuni pannelli del sottopasso di Viale Cairoli, assaltati i distributori automatici di snack al pincio e altri fatti di cronaca che hanno visto coinvolti adolescenti e giovanissimi. Un'estate complicata per la città di Fano sotto il profilo della sicurezza. E il sindaco Massimo Seri, a fine stagione, ha chiesto alla prefettura di convocare una riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Le cose non vanno sottovalutate, vanno affrontate per quel che sono. E non abbiamo un problema di gang giovanile, ma abbiamo problemi di gruppi che hanno un disagio, che hanno una serie di problematiche. Va evidenziato che tutti gli episodi hanno avuto una soluzione, un'individuazione di responsabili e sono stati anche assicurati alla giustizia. E questo va detto, e quindi nel comitato si è sviscerato gli aspetti, le problematiche, si è fatto un raffronto anche agli anni precedenti e quindi si è concluso questo incontro con la decisione di incrementare la presenza, i controlli e anche le misure di repressione nei momenti in cui occorrono. Consapevoli anche che certi fenomeni non si risolvono con le misure di soppressione, inutile che ci giriamo intorno, è un problema generalizzato che c'è in tutto il paese, proporzionato alle città, agli abitanti, quanto è inevitabile, e quindi a latere di questo lavoro di presenza e di repressione e di controllo e di intervento, perché qui poi ci sono anche altri fenomeni, dello spaccio di droga, eccetera, e c'è un lavoro di carattere sociale, di carattere educativo, lavorativo, e quindi noi abbiamo un tavolo che sta facendo un'analisi dei fenomeni, andando a capire anche le singole persone, perché abbiamo anche un quadro di tutte le persone, e a questo accompagneremo un lavoro di attività sociale, di attività sportiva, di formazione, di accompagnamento anche all'inserimento lavorativo. Insomma, è un progetto complessivo, che può essere anche un progetto pilota nella sua complessità, ma ci pensiamo di affrontarlo in termini seri e non con superficialità. È facile dire facciamo intervenire la polizia, quando deve esserci ci sarà, sarà incrementata la presenza, ma a questo faremo un lavoro serio anche di carattere sociale e di coinvolgimento dei vari portatori anche di interesse, come si usa a dire.